Vediamo la mostra di Thierry Descourdiers. All'Accademia di Francia, Roma, prosegue il programma espositivo triennale dedicato all'arte contemporanea, strutturato in diverse manifestazioni. Dopo le mostre di Carla Cardi, Vettor Pisani, Ettore Spalletti e tanti altri artisti, è stata inaugurata l'esposizione di Thierry Descourdiers. L'Atelier del Bosco ospita da anni mostre personali di artisti contemporanei che hanno come riferimento la città di Roma. Il ciclo dell'Atelier del Bosco è curato da Zirinzia. Gli artisti invitati a Villa Medici, tutti di grande prestigio, di volta in volta dialogano con un contesto di eccezionale fascino e di importanza storica. Il lavoro di Thierry Descourdiers è la restituzione parziale di una condizione esistenziale che trova nell'arte una propria e non esclusiva modalità di espressione. La veste artistica è quindi la manifestazione di un modo di essere nel mondo di una individualità allo stesso tempo isolata e partecipe. Isolata nella propria sovrana singolarità e partecipe in quanto sensibile agli scenari dell'esistere e del vivere. Descourdiers non si considera né moderno né progressista, dichiarando a più riprese di voler tornare al punto dove l'uomo si è perso. Descourdiers ha sempre preferito abitare in luoghi isolati e sperduti, delimitati dal proprio giardino. Inizialmente la sua preferenza trovava concretezza nelle Fiandre, terra d'origine, ma ha preferito recentemente spostarsi nel cuore della Francia, lontano dal mondo industriale cittadino. Nella primavera del 1996 sono state esposte a Zirinzia, a Piazza Vittorio Emanuele, a Roma, le opere del ciclo Moi, che sono datate tra il 1987 e il 1995 e presentano un'assonanza formale, il colore nero e la forma sferica. Fra esse anche l'opera che diede il titolo alla mostra romana Je suis le Mont, 1996. I lavori dell'Atelier del Bosco, a cui l'artista lavora da anni ma che ha scelto di mostrare a Roma, centro della cristianità, si incentrano sull'iconografia della crocifissione. Le opere prendono spunto da una scultura realizzata 10 anni fa all'aperto nel sud della Francia. In questi lavori l'iconografia della crocifissione è interpretata in un senso molto libero, poiché l'artista spoglia l'opera dall'aspetto del dolore. La quasi totalità della sofferenza umana svanisce, la croce tende a confondersi con il paesaggio, assumendo una natura quasi tecnologica.